Guarda, gli M Gaming sarebbe Rao, sì, contro Pasti dei Makers per la parte inferiore. Parte subito con un domatore, Rao. Parte subito con un domatore che riesce perlomeno a dare una hit. Arriva, aspetta, tardi. Aspetta un attimo. Domatore Sgarry Zap a me mi fa tornare in mente Hog Freeze, ma non ci voglio credere. Cioè, non ci crederò. Ok, perfetto. No, hai smesso di crederci. Subito, ti ha smentito subito. È arrivata un po' tardiva quella zap, perché doveva andare a prendere proprio l'hit del principe per poter dare appunto un secondo colpo al domatore. Sì. Subito danni da ambo le parti. Già, vediamo. Ancora presto per parlare. Il deck di Pasti mi sembra molto molto buono. Dall'altro lato abbiamo un deck quasi inedito. Eh sì, come quello che ha giocato praticamente Grix, no? Sì, 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 esattamente. Come quello che ha giocato Davide Rune. Un po'. Mi piace questo fatto che comunque sia c'è un po' di fantasia tra player che provano a sperimentare nuovi deck. È davvero una buona cosa. Attenzione, perché intanto il barile barbarico va a pulire totalmente la minaccia dei goblin, che con l'ausilio proprio del minatore a torre potevano fare ampio danno. Prova a ripartire con il domatore, però il principe è lì. Però attenzione, perché due hit. C'era Gero. E qui fa malissimo. Fa malissimo. Male. L'avevi detto, ti no, posso dire? No, non l'avevo detto. Dai, non avrei mai pensato una cosa del genere. Io pensavo il classico Hog Freeze. Sì, il classico Hog Freeze con la principessa. E invece no. E qui può fare male, Hog Freeze 2.0. Questa gelo apre tutto uno scenario nuovo, anche se il Fantasma Royale riesce a portare in vantaggio. Ha speso davvero troppo. Attenzione a questo principe. Che buoni qui i pipistrelli. Buona difesa, bravo Pasti. Deve assolutamente bloccare la ripartenza. Andrà a giocare i barbari. Appunto, eccoli qui, infatti, Rao. Vanno a eliminare agevolmente il principe. Prova a ripartire con il domatore. Chissà se arriverà la gelo. Chissà se arriverà la gelo. Non arriva. Bene. Sarebbe stato un errore la gelo adesso. Anche perché avrebbe preso o il drago infernale o il fantasma appunto royale. Buona qui da veleno. Sta giocando alla perfezione Rao. Sta dimostrando appunto di valere la prima posizione. No. Ottima la zap, ma non dovrebbe bastare. No. Troppi danni. Mamma mia. Qui c'è anche un avveleno, quindi non ce la scordiamo. C'è un minatore, danni diretti a torre ovunque. Andiamo sul 1-0 per Pasti, anche con una buona gero come questa. Non riuscirà mai in tempo a fare torre. Non c'è proprio il tempo materiale per poterlo peccato. Fare. Peccato. Si è trovato... Nel gergo diciamo ha overplayato, ovvero ha giocato un po' troppo Elisir sprecandolo e ti ritrovi così spiazzato purtroppo. Eh sì, lì sarebbero bastati magari i tre goblin con solo costo di due a distrarre il drago infernale, piuttosto che gli sgherri, piuttosto che il domatore, lo stesso domatore che andando ovviamente a torre avrebbe distratto il drago infernale per poi essere appunto in gergo, tra virgolette, zappato. Sì, sì, lo sai dove ha perso la partita? Quando ha difeso sia con goblin sia con sgherri e ha dato un valore all'avveleno dell'avversario assurdo. E poi lì Pasti si è trovato proprio nel suo habitat naturale. Gli ha permesso più che altro la ripartenza. Sì, O meglio, che più che la ripartenza si è trovato con un drago infernale full vita, con 100% di vita a torre. Non è bastata la zap, perché ovviamente non basta una sola zap quando hai un drago infernale del genere con questa vita a torre. Ha giocato molto bene però Rao, Rao, prima sconfitta. Sì, primo set perso in realtà. Subito, non è ancora nonni, detta. Subito. Non è ancora detta la sconfitta. Avevi detto imbattuto, Avevi detto imbattuto. Cerco di rimangiarmi le cose, ma il mio collega non me lo permette. L'abbiamo giusto così. Sentito tutti. Quindi già è sbagliato. Vediamo adesso se andremo sull'1-1, seppure. Speriamo, sì, noi speriamo sempre perché a noi ci piace proprio vedere i giocatori soffrire nell'ultima partita all'ultimo secondo, all'ultima hit. Chissà più che altro se avranno cambiato i deck entrambi. Eccoli qua ripartiti. X-Rao per quanto riguarda gli M Gaming parte superiore, mentre Pasti per Makers per quanto riguarda il team inferiore. Guarda le emote nuove. Che belle. Ah, fantastiche. Sì. Fantastiche. Tanto vediamo un pochino qui Pasti cosa decide.
sembra giocare lo stesso. No, 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 stavo no. scherzando. Stavo scherzando. Tre moschettieri cycle da parte di Miki. Veleno. Può fare male. Può fare male se dovesse arrivare i due, lo split dei due moschettieri, cosa che ovviamente non farà, perché la veleno, lasciando con l'1% di vita ai moschettieri, non permette. Entrambi i lati. Buono però questo contrattacco, dovrebbe dare almeno due colpi col domatore, uno solo, perché l'arciere magico, ragazzi, è ovunque. E adesso situazione di vantaggio totale. Split dei maiali royale, e dalla parte sinistra con l'arciere magico, dalla parte destra con i mascalzoni. E qui sta praticamente devastando due torri al prezzo di uno, come si direbbe. Come prima, ha sprecato un po' troppo elisir con quel domatore e si è ritrovato attaccabile. Esattamente. Entrambi i lati. Deve stare attento anche al fantasma royale, lo capisce Rao, che prova a difendere e ci riesce con queste guardie. E adesso deve assolutamente riuscire ad arrivare. Non sarà facile, perché dalla sua pasti ha la veleno per quanto riguarda i tre moschettieri. E deve riuscire ad arrivare perlomeno con domatore e alle spalle, o precedendo appunto il domatore, questo boscaiolo, che può assolutamente andare a distrarre, e con la sua velocità di hit può fare assolutamente male. E più che altro con la furia, perché non sottovalutiamo la furia. Soprattutto con il domatore. Il domatore, sì, non è da sottovalutare affatto. Qui intanto l'avversario utilizza la fireball e lui riparte come maiale royale. Esattamente, qui è 1-0 per quanto riguarda pasti. E attenzione anche all'altra torre, come vedete il boscaiolo. No, guarda, stavo proprio per 1-0. Contraddirti, esatto. Basta con 7. Oggi sta in formissima l'Ocke. Sì, ho predict. Se vi do numeri, per favore non giocatevi mai nella vita. Arriva la fireball che prende i mascalzoni. Furia sprecata, o meglio tra virgolette sprecata, dato che cade dal boscaiolo. Una torre a 750 punti vita, l'altra a 7, 30 secondi rimanenti. Niente da fare qui, No. Possiamo dirlo? Non voglio portare sfortuna maggiormente per quanto riguarda Rao. E qui si sta andando a prendere la vittoria finale pasti per quanto riguarda il 2-0, alla veleno, alla tronco, ai maiali royale. Sì. Ha tutte le carte in tavola per potersi portare a casa il 2-0, mancano 5 secondi. Pasti arrabbiatissimo. E qui, proprio. 2-0. E passa pasti per quanto riguarda.